per un panino, pochi centesimi, io sopravvivo. Cosa sopravvivi a fare? Essere inutile. Posso sedermi? Prego, la panchina non è mia, l'avrei scelta più bella. Certamente, volevo solo dire se ero occupata perché aspettavo qualcuno. Se sono occupata saranno affari miei. No, non mi sono spiegato, se la panchina era occupata. No, non è occupata. E appena riprendo un po' di fiato libero anche questa parte della panchina. Ti ha offeso? Credevo fosse il solito che ci voleva provare. La capisco, le garantisco che non ho quelle intenzioni. Sa, essendo bella e ricca, faccio gola a molti. E quindi sono prevenuta. Stavo proprio leggendo di una donna che è riuscita appena in tempo a salvarsi da uno stupro. Ah, io sono favorevole alla castrazione, ma non quella chimica, eh? Cotti possono sfamare qualche cane bisognoso. Scommetto che lei non vede di buon occhio tutti questi stranieri che sono in Italia. Io intendo clandestini e non. Io, sa, sono per l'integrazione, c'è da capirli, sono dei disperati. Ah, io li userei per tenere sul ponte di Messina, uno sopra l'altro. Si risparmierebbe sui piloni. Ha letto di questa donna che pur di far nascere il figlio ha accettato di morire. È successo qui ieri nel nostro ospedale. Era stata avvisata che potevano salvare solo uno dei due. Doveva scegliere lei chi? E lei ha scelto il figlio. Come si fa ad amare tanto una creatura che non ha mai visto? Spero la facciano santa. Magari santa stupida. Sono cose inconcepibili. Solo le persone stupide possono pensarlo. Signora, si è fatto tardi, devo andare. Buongiorno. Ah, buongiorno. Mi scusi, sono spaventata. Spaventata? Non esageriamo, solo che non l'ho sentita arrivare. Non la disturberò per molto, tra pochi minuti dovrò andare. Mi presento, mi chiamo Maria Boeri, vengo spesso in questo parco. Ci portava la mamma quando ero piccola e ora ci vengo a vedere le mamme con i loro figli. A me dei bambini non interessa, vengo solo a fare qualche corsa per mantenermi giovane il più possibile. Non ha figli lei? Assolutamente no. Denaro ed energie sprecate. A chi dona allora il suo amore? Come soddisfa l'anima? Ah, io non sono credente. Per me la morte è come la nascita. Prima non eravamo nulla e poi non saremo più nulla. L'anima non esiste. Si sbaglia. L'anima è un'energia positiva che in vita si crea con l'amore universale. Se c'è questo amore forte, significa che l'anima c'è. Che può vivere anche dopo la morte, altrimenti, come dice lei, la morte è la fine di tutto. La vita, insomma, è come un setaccio. Solo chi ama vive in eterno, gli altri scompaiono. Non c'è un inferno. Le sue teorie sono belle, ma...
giovane madre, per amore del figlio, decide di sacrificare la propria vita per farne nascere una nuova. Nella foto in primo piano di Maria Boeri, la donna che ieri è deceduta, per sua scelta per poter permettere la nascita del figlio Luca. Il bambino potrà contare sull'aiuto, oltre che del padre, anche della zia che lo adotterà, facendogli da mamma. L'anima non esiste. Si sbaglia, l'anima è un'energia positiva che vive spirito con l'amore universale. Se c'è questo amore significa che l'anima c'è, che può vivere anche dopo la morte, altrimenti, come dice lei, la morte è la fine.